questo materiale didattico sono offerti da terze parti non antiche 1000 e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività non fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori Ethic 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Ethic 1000 a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Ethic 1000 UK LTD e Ethic 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il nostro penultimo appuntamento con la lunghissima serie di webinar con mitico Tony Cioli Puviani. Lunedì, quindi poi l'ultima grande giorno sarà venerdì prossimo, l'8 maggio. Ciao Tony, buongiorno, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon inizio settimana, buon 4 di maggio 2020, primo giorno della fase 2 o non so, adesso non ci sto più dietro. Niente, sempre un piacere e grazie a Ticmill per avermi sempre invitato. Ottimo Tony, io direi di fare un'analisi su quello che sta accadendo adesso, perché ci eravamo un po' svegliati con questi gap che vedo che però gli indici americani stanno già recuperando sulla scia di quelle che erano state un po' le dichiarazioni di Mark Pompeo sulla e quindi siamo un po' arrivati nuovamente alla fase a cui eravamo abituati prima del coronavirus, ossia delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Quindi Vero. è vero, leggevo questo che appunto abbiamo nuovamente questo diciamo duello tra superpotenze, però vedo che il Nasdaq già sta tirando un po'. Cosa ne pensi, Tony? Beh, diciamo che venerdì scorso, con le borse europee chiuse, le borse americane sono rimaste aperte. E hanno avuto dei cedimenti importanti, dei cedimenti molto importanti. E ovviamente questi cedimenti si devono riflettere non scontati dai mercati europei che erano chiusi per la festa del 1º maggio. Invece lunedì abbiamo avuto meno 2,60 di Dow Jones, lo Standard & Poor's ha perso quasi il 3%, 2,81, era sopra i 2009, l'abbiamo visto giovedì addirittura andare a 2,965, mi sembra, come massimo, per poi scendere progressivamente intorno ai 2,9, rotolare addirittura del 3% venerdì. Il Nasdaq 100, che l'abbiamo visto addirittura 950, 940 qualcosa, record, parlo del future, addirittura insomma scendere stanotte sotto gli 8.600 punti, adesso stanno un po' reagendo. Stanno un po' reagendo. Motivi? Beh, un po' l'inversione dovuta a un eccesso di, io direi un ipercomprato, non voglio usare termini tecnici perché non so verificare se è tecnicamente ipercomprato, ma per me vuol dire che ha comprato troppo al di fuori di quello che uno può guardare con gli occhioni sugli strumenti, che per carità non vogliono dire, ma io lo vedo a sentiment che c'è un ipercomprato. Tant'è vero che ci eravamo lasciati lunedì scorso e anche 2 lunedì fa, appunto, con la mia idea ribassista, dove ho avuto parzialmente ragione solo negli ultimi 2 giorni, dove effettivamente da 2,960 si è perso molto fino ad arrivare a 2,781, 2,777, per cui 2,7, sì, per cui quasi 200 punti nel giro di 2 giorni e mezzo. Di oscillazione tra massimi e minimi, che vuol dire molto. E quindi sostanzialmente siamo ritornati forse un pelo peggio delle situazioni delle ultime puntate che abbiamo fatto, dove avevamo lo Standard & Poor's oscillante tra i 2,8, 2,790, 2,840, più o meno questa soluzione qui. Ecco, questa volta le mie posizioni sono andate abbastanza bene, direi bene, ho tenuto, non metto gli stop. Perché fortunatamente, insomma, la spinta in alto,
è stata tollerata dal mio money management ed è stata tollerata abbastanza bene perché insomma è stata non altissima e bene o male si è visto già, cioè almeno io ho percepito bene un cambio di rotta il giorno della BCE, cioè giovedì, e già il mercoledì sera dopo la Fed c'erano state anche delle trimestrali accolte benissimo, mi sembra Google e Facebook, Google in particolar modo, però poi attendevamo Amazon. Amazon avevo già espresso anche qui il mio parere che, bene o male, quel 2420 dollari era eccessivo, figlio un po' di speculazione, però un po' scriteriata da parte degli americanoni. E credo che al di fuori delle dichiarazioni di Mark Pompeo, di cui parlo anche molto volentieri, delle dichiarazioni di Mark Pompeo abbia anche inciso indubbiamente nella nottata di stanotte le indicazioni di Mark Pompeo, le voci di Mark Pompeo, che poi spiegavo. Mentre indubbiamente per le giornate di venerdì e il clima un po' bruttino hanno inciso, secondo me, la trimestrale di Amazon, degna di grandissime speranze. Ci sono stati effettivamente dei ricavi importanti per Amazon, superiori addirittura alle aspettative che erano già alte, però quello che poi conta per la valutazione delle azioni, i costi importanti subiti da Amazon nell'ultimo mese per la consegna e le misure di protezione che doveva dare ai vari camioncini sparsi per il mondo, la procedure, le farraginose procedure di sicurezza giustamente applicate hanno comportato dei costi molto importanti, fuori standard. Questi costi gli analisti ne avevano tenuti conto in maniera abbastanza residuale, invece l'utile per azione, IPS, credo che si dica, earnings per sharing, l'utile per azione è risultato abbastanza inferiore alle previsioni, e quindi insomma c'è stato un ridimensionamento del titolo Amazon, che per me adesso è il simbolo in questi giorni, non in assoluto. Non prendete, io credo che un grande trader, non parlo di me, però un bravo trader, diciamo, debba anche avere la capacità di adattamento e cercare di guardare le cose non sempre in maniera statica, ma facendo riferimento al divenire delle cose. E il divenire delle cose obbliga necessariamente un bravo trader oggi a guardare i tecnologici del Nasdaq, in particolare Amazon, per i motivi, per quello che ha fatto, più che Tesla, ad esempio. Anche Tesla è importante, però Tesla non pesa tantissimo a livello di capitalizzazione, per cui qualsiasi scostamento possa fare pesa tanto, pesa il doppio del massimo, il doppio della borsa italiana, no, il doppio della borsa italiana no, pesa come il doppio dell'Enel, ecco, perché parliamo adesso, non me lo ricordo, però sono a seconda del valore ben oltre i 100 miliardi. Comunque, mentre quando parli di Amazon parli di 1200, 1100, 1220 miliardi a seconda del prezzo di dollari, e quindi quello che spostano i grandi capitalizzati è importantissimo. E quindi c'è stato un po' questo ridimensionamento. Poi passiamo al segretario di Stato Marco Pompeo. Ieri verso le ore 17, 16:30, orario italiano, le agenzie hanno diffuso una esternazione ufficiale di un segretario di Stato, quindi una persona importante, importantissima, che ha colpevolizzato la Cina di aver tenuto nascosto di aver tenuto nascosto il fatto che loro erano colpevoli di questo virus tramite esperimenti di laboratorio. Adesso io poi non sono appassionato della specifica vicenda, comunque mi interessa il concetto, poi passo avanti, che altrimenti non finisco più di leggere queste cose. Quindi ha sintetizzato molto bene Giuseppe, perché quei problemi legati alla Cina che pochettino facevano oscillare le borse nel 2019, e sembra di essere ritornati in quel clima. Insomma, la Cina è il secondo paese al mondo, tra l'altro
quest'anno si riduce il gap con la Cina, tra Stati Uniti e Cina, perché la Cina è prevista addirittura avere un PIL intorno allo 0 o più 1, e l'America invece perderà 6, 7, 8 punti, 5 punti percentuali almeno, per cui il gap di differenza tra i due paesi più importanti al mondo si riduce ulteriormente. Quindi questo clima di tensione si ripercuote tra i due paesi. Ho visto gli indici cinesi velocemente prima e ho visto che erano molto pesanti. Il Nikkei è chiuso. Gli indici cinesi erano anche il Cina 50, perde oltre il 4%, e questo si riflette sui future americani, e quindi c'è un'area pesante. Devo dire però che nell'ultima ora i future americani, non so ovviamente il motivo, sono un po' migliorati, riducendo la loro negatività da un meno 1%. Abbiamo visto nella notte anche un 1,30-1,40%, cioè abbiamo visto addirittura 2,780, 2,771 di Standard & Poor's, e quindi abbiamo visto questo rialzo che, visto che non mi tiro indietro, può essere una opportunità di vendita, perché poi sono così, insomma, secondo me, tra Amazon, tra il fatto che i prezzi sono ancora alti, tra il fatto che c'è anche questa roba della Cina e può disturbare, e tra il fatto che tra un minuto e mezzo aprirà il cash, cioè gli indici, ovvero i sottostanti dei future, che poi le borse sarebbero le azioni, no? Le azioni di tutta Europa, probabilmente ci potrebbe essere anche un'ulteriore presa di beneficio dai futuristi operatori europei in America. Adesso in America, grosso modo, è chiaro che qualcuno sarà sveglio, però a New York sono le 3 di notte, non sono lì in tutti ad operare, qualcuno ci sarà, però insomma è l'Europa in genere che guida i future americani, almeno le prime ore del mattino. Verso mezzogiorno invece cominciano ad arrivare gli americanoni, e poi loro, con grande personalità, questo glielo devo ammettere, fanno quello che gli pare sui loro indici. A volte abbiamo visto delle inversioni clamorose, da meno 1,5, meno 2, il Nasdaq rapidamente, ho visto delle volte raggiungere la parità per poi chiudere positivamente. Quante volte l'abbiamo visto l'anno scorso? Qualche volta succede che anche il verdone, cioè la positività espressa dagli europei anche sui future, si trasformi in negatività. Questo è perché gli americani operano moltissimo sul cash, guardano tantissimo i loro titoli, se ne sbattano ovviamente di quello che fa l'Europa, il DAX, non gliene frega niente. Loro operano sui loro grandi blue chip, anche tramite CFD, e quindi, anzi, molto per CFD, perché le commissioni per gli americani e operatori americani sono altissime. Me lo diceva un mio amico che è andato negli Stati Uniti a lavorare, che è impossibile lavorare, cioè fare il trader privato, almeno il privato in America, perché hanno delle commissioni a percentuale che effettivamente entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire è costosissimo, per cui si opera molto con i CFD anche negli Stati Uniti. Ma a loro piace molto, molto, molto il cash, e quindi se il cash è prevalente, loro si buttano sulle loro Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Netflix, Google o Microsoft, eccetera, e sono gli acquisti o le vendite su questi titoli che determinano l'indice, e l'indice poi a loro volta viene preso dai futuristi, dagli operatori dei contratti, che a loro volta si adeguano, mentre tendenzialmente, ad esempio, in Italia, tanto diamo quest'altro tipo di informazioni che penso di non aver mai dato, tendenzialmente in Italia, ma anche in Europa, compreso il DAX, molto spesso sono i futuristi che decidono e determinano l'andamento degli indici. Ad esempio, io quando operavo sul cash, prima che Borsa Italiana massacrasse gli speculatori del cash, io ero un grande speculatore del cash, molto tosto, mi divertivo tantissimo, specialmente nei primi anni zero,
massacranti perché ci hanno messo la Tobin Tax che non ci consente di stare in overnight, massacranti perché hanno tolto i tick, cioè sono gli scostamenti che si hanno da un prezzo all'altro. Una volta erano degli scostamenti che consentivano, se facevi un tick, di rischiare molto, ma di avere una consistenza nel guadagno, che poteva essere il mezzo centesimo, il quarto di centesimo o il centesimo su azioni dai 4,05 euro. Adesso è tutto un 0,0000, di fatto è una porcheria, è una porcheria, e hanno tolto la grossa speculazione dal cash, almeno nel modo mio, e in più ci hanno messo la Tobin Tax, per cui effettivamente hanno distrutto con grande sapienza anche questo mercato qui, e li ringrazio. Vediamo subito, tanto continua la cronaca, poi lasciamo alle domande, vediamo per cui il mio orientamento, come si evince, è decisamente ribassista. Le mie posizioni sono sempre le stesse, sostanzialmente come opero io lascio delle opzioni, delle call che rinnovo settimanalmente per quello che riguarda lo Standard & Poor's e mensilmente per quello che riguarda il Nasdaq. Questo lo faccio perché dove opero io con le opzioni non ci sono le settimanali, ad esempio del Nasdaq, solo le mensili, mentre dello Standard & Poor's ci sono tutte, per cui posso fare le settimanali che mi piacciono di più, tengo questa opzione qui, e più opero molto di scalping continuamente, vendendo, comprando, insomma faccio questo tipo di operazioni che possono essere replicate tranquillamente anche con i CFD, anzi non perché sono qui per parlare per Techmill, ma con i CFD hai la possibilità di fare delle mediature, delle mediate, entrando anche con delle size più adeguate, più leggere, e voi sapete che a me piace molto il gioco avvolgente che di fatto non prevede mai degli stop prefissati, ma gli stop quando si devono chiudere. Ma in ogni caso, se uno continua a operare comprando contratti, mediandoli o vendendoli, mediandoli, effettivamente se uno ha la modestia di accontentarsi di un piccolo ritracciamento nel caso in cui uno shorti, o di un piccolo rialzo nel caso in cui uno compri e si è insaccato, facendo riferimento agli ultimi contratti dati, ecco quello che io chiamo gioco avvolgente, riesci ugualmente a cavartela, a ottimizzare le posizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non capisco che quello che io dico sia magari intuibile, però complesso da fare, è verissimo. Ma sostanzialmente, questo, visto che sono le ultime lezioni, dicono che voglio dirvi che mettere gli stop, a mio avviso, che sono una pecora nera, osteggiato dalle scuole principali del trading, ma uno che opera per davvero, quindi posso permettermelo di dirlo anche perché conosco i veri operatori, lo stop prefissato in assoluto, messo su un'operazione fisso, per quanto la scuola sia di questo, non è una cosa in teoria molto intelligente. Dica, come? Sì, offendoli, però non è molto intelligente perché va insegnato, perché uno lo dice, così l'allievo è stato informato, e chi riferisce queste cose se ne lava le mani e non prende le responsabilità. Ma se uno è sul monitor, cioè un operatore professionista, insomma, riesce a guardare le evoluzioni del mercato come faccio io, come fate molti di voi, o può guardarle, effettivamente lo stop andrebbe messo quando è da mettere, ovvero quando non esistono più quelle condizioni che ti hanno posto l'idea di fare lo short. È chiaro che uno deve sapere prefissare dei massimi, ma se uno entra con una size bassa, effettivamente può parcellizzare l'operazione, mediarla, e al momento in cui va un po' sotto stress e non, il mercato non gli dà ragione, chiuderne una parte di quello che ha venduto. Quindi se io ho quattro contratti da 0,5, posso chiuderne un ottavo, un decimo, un dodicesimo, e monitorare intanto l'attenzione. Così anche i take profit,
Uno comincia a pescarne uno, due, tre, poi se gli risale, comincia, gliene ridà un altro, se gli riscende ne compro un altro, cioè un sistema in cui si cerca di sfruttare la volatilità. Questo, ad esempio, anche molte, per altri tre e per altri broker, ho sempre parlato io di questa situazione qui, bisognerebbe un po' più vederla, più che spiegarla, ma col CFD effettivamente è la situazione che si può fare molto bene perché uno può operare appunto scegliendo la size minima, ma può anche, visto che è vero che si paga lo spread, però è anche vero che non c'è fisicamente una spesa di intermediazione, può fare una serie di castelli alla quota minima e cercare con le oscillazioni di operare a riguardo, accontentandosi anche dei 5-6 punti, dei 3 punti. Io sto guardando ad esempio lo Standard & Poor's mentre parlavo, stamattina l'ho vista 2790, poi l'ho vista 28, poi da 28 l'ho vista 2794, da 2794 l'ho vista 28. Ancora, mentre parlavo ha fatto 2814, adesso è già scesa 2806, eccetera. Se uno fa delle montagne, ad esempio di short, in questo caso qui, che guarda caso, ed è short, come sto anche io facendo, come sto anche io facendo, effettivamente c'è la possibilità di guadagnare anche se va su. Anzi, se mi dai lo schermo, facevo vedere anche più o meno che, perché parlare, non mi piace, mi fa schifo a me parlare senza far vedere. Se mi dai, ci sei Sì, te Giuseppe? lo la... Allora, veniamo. No, volevo condividere. Assegno il ruolo al relatore, dovresti adesso riuscire a condividerlo. Eccoci qua. Così spieghiamo quello un po' che abbiamo detto. Allontano questo qui. Aspetta, mi confermi che si vede tutto? Sì. Perfetto. Allora, vedete, io adesso questa è una posizione meno 1 a 2,8 perché avevo delle opzioni una. Poi le altre un po' che mi scadeva 2008 di strike, il lunedì mattina ti ridanno il contratto, cioè l'opzione la incassi, ti ridanno il contratto al valore di strike, mi è arrivata. Poi ho sempre la mia maxi opzione 8 e 3 più 658, vedete prezzo di carico 658, che vuol dire però 11.052 euro. Di una Nasdaq Strike 8 e 3 e poi ho rinnovato opzioni che sono andate bene questa volta, questo venerdì per me è stata una giornata di festa perché poi le avevo una 2,8, una l'ho ricomprata a pochissimo e poi ne avevo due a 2,850, poi ho lasciato scorrere anche dei contratti. Per me venerdì è stata una giornata di festa e vedete che ho queste opzioni vendute venerdì, Strike 2,720 più 125. Ricordo che la somma del valore dell'opzione dello strike fa il prezzo di carico, per cui se voi fate 2,720 più 125 sono short di fatto a 2,845. La valutazione di questa opzione è 100, 106 in questo momento, per cui l'ho venduta a 122. In questo momento ho una ventina di punti, 18 punti di guadagno su tre opzioni, mentre il sistema avvolgente che vi raccontavo prima non è che lo racconto per fare il figo, lo faccio per davvero. Quindi vedete cosa ho fatto stanotte? Ho acquistato a mezzanotte. Tony, ti abbiamo perso, mi sa. Tony. Ho messo un buy a 2778 nella notte, l'ho eseguita alle 0:42, ma già dormivo. Poi stamattina mi sono svegliato col gettone long a 2778 e l'ho venduto a 2799. Ho fatto 1650 dollari, che non è poco per un giochino avvolgente di questa maniera. Per cui questo è il risultato, e in più mi sono trovato, questo te l'assegnano gli americani, in Europa quando sei short di una call te lo assegnano alle 9, per cui io mi sono trovato adesso questo meno 1 a 2,8 che sono contento di avere, che gestisco tranquillamente insieme all'opzione, per cui già sono short, ma io voglio rimanere sempre short e me lo comprerò tranquillamente per fare
Oggi mi sfogo alle ultime puntate, voglio essere straoperativo, così poi vi spiego il motivo, lasciamo anche il monito, fate come volete, vi spiego il motivo perché se sbaglio non ho la vergogna di presentarmi con gli errori e quindi non vedendovi per un po', sto scherzando, No, non dai, abituarmi. mi riprendo il monitor perché se no dopo vediamo così, perché prima non ti abbiamo sentito per un attimo, però abbiamo capito tutto il discorso, quindi adesso riprendo il monitor così non ti prendo troppa banda. E intanto io comunque ti ho seguito nell'operatività che hai detto dello storno sull'S&P e sono entrato anch'io short a 2820. Quindi per il momento sta andando bene. Quindi, ottimo, Tony. Tony, se sei d'accordo, io ti farei qualche domanda che leggo in chat. Sì, ecco, niente, questo volevo dirvi che esporsi, finisco, evidentemente comporta dei rischi, tutti i trader perdono, siccome c'è qualcuno che non fa, che dice che si espone solo lui, che fa solo lui, c'è della gente spaventosa. Io non ho mai nella mia vita, che seguo mediaticamente il trading 20 anni, 22 anni e vedo tutte le trasmissioni, specialmente dal 98 al 2014, quando ancora non mi conosceva nessuno, non ho mai visto nessuno esporsi, mai. Sì, con delle parole, per carità, qualche cosa, ma fare vedere il monitor, dire ho quattro, mai. Quindi io qui dicevo ieri a Rocca Salvo che con Tickmill mi sento quasi a casa mia, quindi è come se fossimo 150 amici che al bar con loro. Poi vedo che quando ci sono poi messe le registrate, qualcuno mette il pollice negativo. Vorrei chiedere, ma che cazzo? Perché? Vorrei dire, ma io lo ringrazio perché vuol dire che a qualcuno brucia tanto. Vai! Tony, gli haters ci sono sempre e Sì, quindi ma spiegamelo. A me mi ha spiegato, uno che si chiama Ceratti, simpaticamente, mi ha spiegato il perché non gli stava bene la mia intervista con la Fornero. Però me l'ha spiegato e io l'ho ringraziato. Lui dice, sono stato zerbino, perché questa qui è, non bisogna dire odiatori, perché io ho usato il termine odiatori anche con la Fornero. E mi ha dato delle spiegazioni coerenti al suo pensiero, io l'ho ringraziato, no? Allora uno dice, guarda, lo stop va messo, dico, vabbè, può darsi, va messo prefissato perché, dico, non è vero, perché un trader profittevole che da tanti anni sui mercati, che segue dalla mattina alla sera le robe, non lo mette. O mette degli stop antirovina per prudenza, ma non lo mette, non lo mette, lo mette un trading sistematico, ma uno con le palle che fa discrezionale, lo mette, chiude prima. Non quando c'è lo stop lì deciso a priori, lo chiude prima o lo chiude dopo, ma lo chiude quando va chiuso. Niente, andiamo avanti. Però io aggiungo, Tony, se mi permetti, che devi essere Tony per fare questo tipo di Lo operatività. so, lo so, lo so, però io ho la YK, siccome non ci tengo a fare il master trader e passare alla storia come il master trader che insegnava la prudenza e la diligenza. Non me ne frega niente, dici, ecco, e qui mi permetto di dire queste cose perché nella realtà io conosco dei grossi trader, grossissimi, non li mettono, è della gente che ha comprato delle ville a St. Moritz, non dei Porsche, quei racconti fantasmagorici che sia. Io li ho reali i racconti, per cui siccome io li ho reali, anzi, i miei allievi che hanno comprato la Villa Semmoia, so come fanno e dico la verità, se uno vuole credere a me. Se pensa che dica le cazzate, vado ad ascoltare quelli che scrivono queste cazzate. Vai. Esatto, Tony. Allora, sul discorso sempre però dello stop loss, perché ci sono un po' di domande, che tipo di operatività quindi consiglieresti a un neofita? Esatto, è giusta questa domanda, perché dicendo così, effettivamente il neofita è molto più comodo dirgli guarda, metti lo stop all'1%, se vuoi fare 20 punti mettilo a 20, tant'è vero che anch'io stesso se vado alla televisione lo indico, ma questo è un webinar mio,
dove io ho la licenza di dire tutto quello che mi va di dire e non mi interessa di non rischiare, perché poi qualcuno dice, ah, non metto, cioè lo travisa male. Io dico che va messo quando deve essere messo, però siccome va stoppata l'operazione quando deve essere stoppata, che è normale, dico una cosa ovvia, perché se uno segue c'è un divenire delle contrattazioni, ci può essere qualche elemento che ti deve fare avvertire il fatto che cambia il ritmo, ad esempio la qualità del movimento di una candela a 5 minuti, una notizia, un perdurare, un'insistenza, un tabureggiamento di una direzione al di fuori, io insegno la dissonanza, quindi se sono long, ad esempio sul titolo ENI, vi faccio degli esempi storici, nel mese di febbraio 2020, quando l'indice italiano era 25.003, e il petrolio rimaneva in quota e l'ENI continuava a perdere tick dopo tick, a me questo titolo, anche se l'avevo long, l'ho stoppato perché non andava a spingere. I bancari, un maiale, chiedo scusa, nel mese di, se era bravo, nel mese, io parlavo con due o tre bravi, non dei cretinoni che dicono di niente, con quelli bravi che hanno sensibilità perché 30 anni che guardano la borsa, i bancari, lo dicevo tutte le volte, ma si vedeva con l'indice a 25.005 che Banca Intesa 2,60 era lì che chiamava la mamma, come diciamo, cioè si vede con le dissonanze. È chiaro che per avere questo tipo di sensibilità devi avere anni, anni, anni di esperienza e un certo tipo di talento. Quindi è molto più comodo dire mettete lo stop qui, mettete stop là, la giacchetta, fare queste cose qui. Però io dico, per farlo bisogna essere molto 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 esperti, avere la sensibilità e ugualmente puoi essere insaccato e farti molto male. È vero. Però io faccio così. Se devo insegnare per forza, cioè devo fare un corso per forza con la televisione e che, allora insegno di mettere lo stop. Oppure, però non dirò mai che io metto lo stop. Cioè, capito? Cioè, io dico quello che faccio io. È un bruttissimo esempio, molti saranno contenti di questi, così diranno così, però chi opera in maniera seria, se non è un sistemista, se non è uno che usa i trading system con dei sistemi di tendenzialmente chiude quando deve chiudere. Io devo dare a volte dei segnali, lo vedo là, metto lo stop a 22, lo vedo lì che arranca. Se mi fa 22 lo tolgo e poi lo sposto e lo rimetto. Insomma, a volte non mettere lo stop risparmi io. Se avessi dovuto mettere lo stop su questa operazione importante che sto conducendo da 3 settimane, sarei stato stoppato. Ecco, faccio l'esempio. Voi è 4 settimane che mi sentite il venerdì e lunedì, dico che ho 4 Standard & Poor's. Ormai con le opzioni, non lo so, l'avrò a 2,840, 2,830, non tanto di 2,850, forse vediamo, facendo tutte le cose bene. Ho visto 2,965 giovedì. O mercoledì, adesso non mi ricordo, giovedì direi. Avrei dovuto stoppare, però io lo vedevo col fiatone, lo vedevo spinto da trimestrali che per un male da così. Sapevo che la BCE non potesse dire più di tanto, sapevo che la Fed non potesse dire più di tanto, aspettavo Amazon e quante volte ho parlato di Amazon dappertutto che insomma. E quindi fortunatamente mi riscese e adesso sto guadagnando molto e le tengo perché qui io ho l'obiettivo 2650. Quindi, per rispondere esattamente alla domanda, io chiedo scusa, non sono capace a spiegare dove mettere lo stop se non a un esperto e quindi consiglio di mettere lo stop a chi non ha esperienza, però non dico la bugia, io lo stop non lo metto. E i grandi trader discrezionali, non c'è uno che mette lo stop in macchina, non ce n'è uno se non va al bagno al cesso o va via 3 ore o non può monitorare il monitor. Allora lo metti. Oppure, se hai dei criteri di money management molto importanti, evidentemente ti fai un piano dove metti degli stop antirovina in base a determinate percentuali, che possono essere il 2% del patrimonio. Se hai 3-4 contratti, cioè una serie, io in questo momento ne mostrerò di 5, lo chiudi col sistema del paladino, ne chiudi uno, ne chiudi due, non tutti.
Insomma, ma predeterminarlo. In teoria anche il target non dovrebbe essere predeterminato, con lo stesso ragionamento. Ma io non lo metto mai, perché io l'altro giorno avevo ancora tre contratti, avevo messo prima 2,31, 2,831, poi ho messo 2,820, poi ho messo 2,812, due me li hanno presi, uno l'ho lasciato e stanotte l'ho preso 2,782, per dirvi, cioè. Io in questo momento sono short, avete visto, di tre opzioni e uno libero, non ce l'ho il take profit. Non lo so, take profit ho dato un orientamento 2,650 ieri e l'altro e con Tick Mill venerdì ho dato 2,650, a 2,650 magari vado long, ecco, essere precisi. Però purtroppo lo stop capisco, fortunatamente non scrivo libri di money management, non mi qualifico, mi qualifico un trader, non un master trader. Tant'è vero che non tengo scuole, non faccio dei corsi a prezzo modesto per divertimento dove mi esibisco e ci metto la faccia. Non ho mai fatto un corso in vita mia, mai su Amestre con Fanton o live dove io non abbia aperto il monitor, condiviso e spiegato e fatto le operazioni mentre facevo il corso. Quando qualcuno di voi ci sarà senz'altro è venuto a Mestre o a Milano o a vedere un mio corso, io si parte alle 8:30 del mattino col monitor aperto, le operazioni a zero e tutte le operazioni sono fatte in diretta. Caso strano, unico al mondo, per cui vi posso permettere di dire quel cacchio che mi pare, visto che io mostro tutto e sarei anche capace per motivi di mostrare anche quello che ho fatto, ma non ne ho necessità perché non potevo vendere niente e quindi perché io devo mostrare, se uno mi dice guarda Tony ti do 300.000 euro e mi fai vedere quello che hai fatto perché così sto con te a 100.000 euro al mese, allora vi faccio vedere tutto, ma così non me ne frega niente, uno può dire quello che gli pare e via così. Vai con l'altra domanda. Ottimo, Alessandra fa una battuta sullo stop loss, lo possiamo mettere quando si fa l'amore, quindi Alessandra, Beh, molto simpatica, Alessandro è mettiamo. simpaticissima, però io non nego che in gioventù, ma adesso mi scoccio, ma tanto mia moglie è impossibile che senta questi filmati, però non nego, sorrido perché noi in certe piattaforme ci sono gli alert, per cui io dico avvisami se fa un determinato prezzo. O i rumorini di eseguito, i rumorini di alert. Non nego che in determinate situazioni ho messo gli alert, per cui sposo l'idea di Alessandra, effettivamente uno può mettere gli alert, non è elegantissimo nei confronti del partner, però insomma, gli alert, almeno che ti avvisano, è una questione di tranquillità, diciamo che se hai l'alert... Non devi andare a vedere, insomma, tutto sommato è un compromesso, Quindi è Tony, l'alert giusto, sì, ma non lo stop loss, è un l'alert compromesso giusto ok. tra il trader e il partner, perché l'alert ti tranquillizza molto e finché non senti l'alert puoi dedicarti completamente al partner. Ecco, diciamo così, ringrazio Alessandra per lo spunto, ma credo che è giusto insegnare anche queste cose. Perfetto. Poi un'altra modalità, visto che comunque ci sono molte richieste sullo stop loss, io riporto una di un mio cliente che a me piace particolarmente. Lui praticamente si è aperto due conti, uno per il long e uno per lo short, dove da una parte va solo long e da una parte solo short, però mette solo una parte del proprio capitale, poi sfrutta come, diciamo, operatività la leva è il fatto che con CFD non si può andare in saldo negativo e quindi va a utilizzare tutta quella leva per fare delle operazioni che poi ricarica nel caso dovesse essere necessario, però lui diciamo che ha come stop l'equity, quindi va in stop out, però ha queste due modalità che a me piace molto e quindi magari potrebbe essere anche Bellissimo, una soluzione. sposo in pieno, io la definirei, non voglio far pubblicizzare, che è un amico, modalità carnevale, è la modalità carnevale, almeno lui ne parlò, ovviamente anche carnevale ha avuto miriadi di critiche da persone avare, poco flessibili e invidiose, perché carnevale in certe cose è un talento e quindi quello di farsi stoppare. Dalla mancanza di liquidità del conto va benissimo. Io tutto
Ecco, guarda, posso dire quello che facevo io. Guarda, faccio una sorta di outing. Io una volta tenevo sulla piattaforma tantissimo, potevo anche 1 milione, per dirvi. E siccome sono un carattere un po' caldo, proprio, ma questo, guarda, è 2 anni che non succede più, per cui fino a. Mi trovavo anche con 20, 24, ma anche 2 anni fa, diciamo, con 26 Nasdaq, 24 Nasdaq, 20 DAX, ma spessissimo, 10, 12 DAX era l'ordine del giorno. E molte volte andava bene recuperare, perché io poi faccio le palle. Le palle vuol dire la valanga dei contratti, 2, 4, 6, 10, e se ho un'idea, forse mi sbaglio anche io, mi lascio un po' prendere. E devo dire che spesso ho rimediato addirittura posizioni, però, insomma, molto sinceramente, ma l'ho ammesso anche in queste 47 edizioni, qualche volta mi sono fatto non male, malissimo, e quindi per compromettere una grandissima parte dei profitti fatti nel tempo, se non addirittura andare a perdere, ma non c'è nessun problema, eh? Non devo, ripeto, io ho il vantaggio che non devo vendere niente, per cui se uno vuole venire o fare un mio corsetto che faccio, per me è un vantaggio che do. Non lo ringrazio neanche perché se uno vuole spende 62 euro e vede un corso che faccia Vision Forex, per me, infatti non lo pubblicizzo neanche perché Ma è mi sold vergogno. out quel corso, Sì, giusto? è andato sold out, ma neanche lo pubblicizzo perché giustamente è un'esibizione che serve anche a Vision Forex a recuperare un po' di soldi e anche a me per queste cose che faccio. Comunque, mi piace moltissimo questo metodo qui. Dicevo che un po' lo faccio anche io, nel senso che tendenzialmente tengo molti meno soldi di una volta, per cui posso partire l'anno anche con 100.000, 150.000, 120.000, 90.000. E quindi se vado male si riducono molto i miei soldi e quando rimango con, so, 18.000 sono costretto effettivamente dal gioco dei margini appunto delle leve ad abbassare drasticamente la mia operatività per punizione e tendenzialmente, insomma, proprio se non vado sul lastrico, tento di recuperare con quel poco che ho, con maggiore impegno, maggiore prudenza, maggiore sagacia. Devo dire però, a onor del vero, e mi piace questo tema, che se uno parte con un'idea prestabilita di soldo, cioè io mi gioco 50.000 e vi assicuro che io posso giocarmi di 50.000, no, 60.000, non voglio fare lo sborone, non me ne frega niente. E il fatto, infatti lo spiegavo anche a qualche mio amico, il fatto che entro con 50.000 e magari io nel 2018 sono andato veramente molto 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 bene, e a un certo punto vada a 250, mi consente idealmente il fatto di aver iniziato con 50.000, andare a 250, di rischiare tantissimo, di rischiare tutto anche, cioè di fare degli overnight con 27 Nasdaq o con 14 DAX o con 22, 26 FIB o con 50 opzioni del FIB. L'ho fatto, c'è qualcuno che ci ascolta, sa benissimo che le faccio. Però psicologicamente la mia idea è che io sono entrato con 50, quindi è chiaro che se da 250 vado a zero mi rode, ma da 250 posso anche andare a 1 milione. Allora il grandissimo trader deve essere, io mi qualifico un ottimista sempre, mi qualifico tale, o un giocatore, non mi qualifico, non mi vergogno di essere, ma infatti basta dire, io non voglio insegnarvi niente, vi dico la verità, non voglio insegnarvi niente, non fate come me. Però vi dico, prendete spunto intelligentemente da quello che vi dico. Perché non insegnare, è chiaro che devi essere prudente, tutte quelle cose lì che io mi addormento, ma fa schifo quelle cose lì. E quindi demando a gente più tranquilla, più morigerata, più prudente, più preparata anche di me questi insegnamenti noiosissimi, che a me non mi appartengono. Tant'è vero che, se io vado, chi è venuto da me a Fantò, faccio delle cose bellissime, spiegazioni bellissime di una qualità, secondo me, eccelsa.
Ma la prudenza non mi appartiene, tant'è vero che anche venerdì scorso su Tickmill Vision Forex uno mi ha detto: Tony, complimenti, ti ho visto che hai dato prudentemente giovedì per la BCE lo short, e io mi sono offeso, ho detto: ma che prudente, ho detto che erano 2.950, era un prezzo folle, e quasi mi sono offeso. L'ultima cosa, poi magari fammi l'ultima domanda, l'ultima cosa, c'è un mio filmino nella rubrica Ora parla Tony, una rubrica di Trend Online, intitolato, oppure scrivete Tony, Ora parla Tony, stop loss, la dinamica dello stop loss, dove spiego appunto molti miei concetti di stop loss. È un filmino ovviamente che a qualcuno non sarà piaciuto, a qualcuno non piacerà, però io lì spiego lo stop loss e le mie idee sono identiche a quelle lì del 2017, mi sembra. Perfetto, Tony. Purtroppo è già volato il tempo a nostra disposizione. C'è Alessandra che mi ha posto la domanda un po' di volte. Per caso hai letto un libro sullo scalping? Se conosci Tony, secondo me no. Rivediti forse tutte le nostre puntate e vedrai anche un Io po' la. me l'hanno chiesto anche degli editori 2 volte di fare un libro, ma forse quando sarò decreto. Non, io sono un operativo, io non gliela faccio. Io già faccio quella weekly note che mi diverte perché parlo di mercati, ho tema libero, ma è una roba. Io ci metto sollentissimo. Io la mia weekly note settimanale. Mi parte il sabato, alle 9 mi sveglio con l'idea di fare la weekly note, poi sono un po' un perfezionista, un maniaco, per cui quelle 20 righe che si scrivono mi comportano una fatica di 2000 righe, che poi diminuisco, tolgo, qui offendo qualcuno, qui non offendo qualcuno, qui capiranno, lo lascio leggere a mia moglie, capisci, allora se non capisce allora devo riscrivere. E quello è quello che scrivo io, e lì c'è l'essenza, ci sono dei webinar che posto, lì c'è l'essenza. Il libro, non la dico perché poi rimangono i filmati, no, il libro va bene, ecco, un fanton lo capisco, no? E lui ha delle idee di trading filosofiche, concettuali, scrive, ecco, farei un libro come sul suo genere, ma di descrizione di tecniche non riuscirei a farlo. C'è un mio filmino che gira, che Ma si Tony, chiama. si può imparare a fare trading da un libro? Visto che molti. Ma io, vedi, io sono poi offendo tutti. Non, non, No, però, no, visto che oggi siamo in piena no, 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 ristrada, non si secondo può. te. No. Cioè, fate bene a comprarlo per capire che non si può. No, non si può, non si può. Io ho un filmino che si chiama. Meglio l'idea che la tecnica, che sulla mia bacheca di giovedì, un filmino, tradare con le idee, non con le. Per me è quello, sono un'ora di. È un gioiello quel filmino lì, quella è la mia essenza, quello viene fuori un libro. Cioè, lì c'è tutto, la spiegazione di tutto, 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 tutto. Ad esempio, ce ne sono questi 47 eventi, c'è altro che un libro. Il libro mi costringerebbe a dire delle bugie. Mi costringerebbe a fare delle formulazioni tecniche specifiche descrittive che magari hanno validità in quell'ora che lo scrivo e magari per un mese, dopo 2 mesi no. Io tante cose che scrivo le vado a rivedere e dico: ma adesso è una cazzata quella che scrissi nel 2015. Magari farei un libro più di storie, di trading che poi servono di più. Cioè, quello che dico io, le cose quando capirete, ecco, quel filmino di giovedì che ho messo, è meglio la tecnica, meglio l'idea o la tecnica, sostanzialmente è questo il discorso, che quando capirete che avere delle idee è molto meglio che conoscere le tecniche e spiego lì i motivi, farete tutti un passo avanti. Fanton, ad esempio, o lui o io, adesso non siamo tanti insieme, dice la miglior tecnica è la non tecnica. La miglior tecnica è la non tecnica. Non esiste frase migliore. Cioè, se uno ha questa tecnica precisa dove entra qui, esce lì, rientra qui, stop loss al 2, stop loss al 3, take profit all'1, tutto schematizzato, e la riesce a formalizzare, e la riesce a mettere anche in un trading system che funzioni,
Questo potrà funzionare un'ora, 2 ore, 2 giorni, 3 giorni, ma se funzionasse sempre, fosse una gettoneria che ti dà dei soldi costantemente, come potete pensare? Ecco, io sono esperto di una cosa, io non sono economista, sono un buon conoscitore dell'economia, ma non sono un economista. Io però sarei un mercatista, cioè io per me sono il più grosso esperto del concetto di mercato che va dalle scommesse al trading, alle borse, al forex. Secondo me, in Italia non c'è nessuno che conosce i mercati come me, ma forse al mondo, lo dico proprio così. Secondo me, sono il più grosso esperto di mercati in Italia, di mercati, del concetto di mercato. Perché lo dico? Perché è 50 anni che sono sui mercati. No, disse, ma no, no, è 50 anni che sono sui mercati. Perché sin da piccolo, quando avevo 7 anni, ero là che i miei genitori mi avevano regalato una roulettina e tiravo 100.000 colpi e cercavo di capire a 7 anni il vantaggio del banco, il rosso e il nero, cosa fare per cercare di battere il casinò. E a 15 anni scavalcavo le reti per andare all'ippodromo e a fare il bookmaker clandestino a Roma, e a 20 anni era all'università. Brillante, nonostante brillante, col fogliettino delle quote del calcio dove bancavo la Serie A e la Serie B, c'è un sacco di miei amici che lo testimoniano. E a 27 ero a Piazza Affari, procuratore alle grida di un agente di cambio di Milano. E poi è dal 99 che si può fare il trading online, dopo delle esperienze manageriali dove avevo sempre il telefonino in mano o il telefonino al numero verde dove operavo in borsa su tutto. E quindi è tuttora la mia età. Faccio mediamente tra i 70 e i 200, anche 400 lotti al giorno, tutti i giorni, sia che sia a Cuba, sia che sia in Florida, sia che sia in Formentera, in tutte le vacanze che faccio. Quindi, se trovate questo replica, è il mio, è ovviamente comprovabile. E in più ho la fortuna di avere una cultura discreta e un talento probabilmente almeno medio, diciamo almeno medio. Quindi, se uno ha questo tipo di curriculum, ovviamente non deve essere un cretino, evidentemente più esperto di me. Siccome non c'è nessuno, è impossibile, ecco perché mi ritengo il massimo esperto di mercati che esistano e mi posso permettere determinate considerazioni. Siccome non vendo nulla, e Cericola può dire che non sono sicuramente una persona esosa, spero lui lo confermi. L'unico mio grosso divertimento è alla mia età di poter lasciare delle testimonianze e dire le cose come stanno, come le penso io, che può darsi siano anche sbagliate. A questo punto, Tony, una biografia è d'obbligo, infatti anche Alessio lo scrive, quindi magari un libro sulla tua biografia, quella la acquisteremo tutti. Ok, grazie Tony, ti sei speso ben oltre il tempo che avevamo a nostra disposizione. Mi raccomando, ho letto molti commenti sullo stop loss, sì, stop loss no, magari ci ritorniamo venerdì. Tony mi ha spiegato da 50 anni che è sui mercati, ha l'esperienza per poter affermare quello che ha affermato e non mi mettete come neofiti ad emulare Tony perché non sarebbe possibile. La sintesi, poi la riprendiamo venerdì. La sintesi è questa. Conviene dire a qualsiasi persona che si affaccia sui mercati e vuole insegnare, persone anche degne, dignitose, conviene dire a tutti che vogliono operare sui mercati da professionista, anche guadagnando oltre le sue operazioni, è pazzesco dire non mettete lo stop loss. Cioè, chiunque voglia, non so, essere invitato all'IT Forum, essere invitato da Borsa Italiana, scrivere per grosse testate. Io scrivo nel blog di Fontobel, che è importantissimo, no? E sono ufficiale e vengo anche pagato, anche bene. Ecco, però sono stato gli ultimi anni anche rappresentante di Borsa Italiana. Sapete che sono frontman di WBank e di altre, me lo hanno chiesto, quindi malgrado dica queste cose. Ecco, se uno vuole però effettivamente assicurarsi un certo tipo di carriera, è meglio che non dica, ma anche in buona fede, dica lo stop loss assolutamente, io lo metto. Se non è un sistematico, ma è un discrezionale puro, ed è un discrezionale puro, e lo dice,
o non è un trader, o lo dice per convenienza e fa benissimo, o si sbaglia, perché l'unica frase che deve essere, ma capitela questa, lo stop va messo quando deve essere messo. Lo stop va messo quando deve essere messo, ma ci mancherebbe non fosse così, è talmente ampio. Capire però quando deve essere messo in real time è complicatissimo. È complicatissimo perché devi avere un colpo d'occhio, dovrebbe essere anche un bravo graficista, deve capire la qualità del movimento dei 3 minuti e dire con questo movimento qui io lo stoppo perché c'è un'anomalia, ribassista se sei logo, rialzista se sei basso, c'è un'anomalia, uno strappo, una notizia, un qualche cosa di particolarmente strano che il tuo istinto, il tuo ist il talento ti dice lo stop. Per cui se io vi dico la verità, che è un discorso importante, sono short adesso di Standard & Poor's e vedo, c'è una dichiarazione di Trump, scoprono il vaccino, vedo delle anomalie particolari, una rapidità, la velocità del recupero o la velocità della discesa importantissimi, i volumi e la velocità. Un qualche cosa che il mio talento mi fa propendere per chiudere, io lo chiudo, magari tra mezz'ora. Lo chiudo a 2,8,22, non lo chiudo a 2,9,70 che magari è lo stop ufficiale che ho dato a Vision Forex. Capite qual è la differenza? Se uno ha talento, non lo mette. Chi insegna però anche ad alti livelli giustamente lo deve dire, perché poi fa brutta figura, però io ho la fortuna che, meno male, me ne sbatto le palle, per cui dico quello che faccio. Posso anche stare sul cavolo a qualcuno, sono contento perché mi piace avere qualcuno che mi critica. Basta. Grande Tony, grandissimo Tony. Ricordate le parole che ha usato, talento, e direi con un mix di esperienze, quindi dovete essere Tony per fare questo. Grazie Tony, ci vediamo venerdì per l'ultima puntata, non perdetevela. Io alle 11 sono su Vision Forex, grazie Tony, prima me l'hai ricordato, quindi chi vuole può seguire per vari aggiornamenti sul Cotton Report. Grazie a tutti e a venerdì, non mancate.